fare queste presine ci servirà un pennarello di qualsiasi colore, una riga, forbice, una striscia di stoffa lunga 24 cm x 5, un disegno, comunque una decorazione per il centro della presina e poi ci servirà due pezzi di stoffa e due pezzi di imbottitura che misurano 19 x 19. Inizio appoggiando il pezzo di imbottitura e poi un pezzo di stoffa con il dritto rivolto verso l'alto. Vado a fissarlo con gli spilli e poi vado a creare effetto trapuntato. Quindi sull'imbottitura vado a fare delle righe, prendendo come larghezza la larghezza della mia riga. Dopodiché vado a cucire il tutto con la macchina da cucire. Poi vado a prendere la mia decorazione centrale, che in questo caso è un muffin, e vado a cucirlo tutto intorno. Poi prendo la striscia lunga 24 cm x 5 e la vado a piegare su se stessa fissandola con degli spilli e poi vado a fare una cucitura qui. Ritaglio l'eccesso di stoffa e vado a risvoltare la mia striscia. Poi vado a piegarla in due e metterla in questa maniera sul lavoro fatto precedentemente. Poi vado a mettere l'imbottitura sotto e l'altro pezzo di stoffa con il dritto rivolto verso il basso. Vado a fissare tutto con gli spilli e vado a cucire con la macchina da cucire, lasciando qualche centimetro d'apertura. Una volta cucito vado a tagliare gli angoli e tutto l'eccesso di stoffa. E poi posso andare a risvoltare il mio lavoro. Ora vado a chiudere con un punto nascosto l'apertura che avevo fatto e vado ad abbellire maggiormente con questo nastrino e il cuoricino, ed ecco fatte le mie presine. E il tutorial è finito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!